Monte Cassiano organizza da quasi 60 anni il Velo Club Monte Cassiano, primo atto della due giorni Monte Cassianese, in sella promesse Under 23 Elite Giovani Professionisti Continental. Gran Premio San Giuseppe, edizione numero 59, a costituire seconda tappa. La novità del 2019 è la cronometro sulla distanza di 13 chilometri, primo atto della 48 ore della cittadina maceratese. Sono 32 i concorrenti iscritti, 30 alla partenza, numero selezionato. Il sali scendi parte da quota 189 per arrivare alla stessa quota 189, ovvero località annunziata, per prendere poi per via dei Mori e via Matteotti, sulla quale è tracciata la linea di arrivo. Si prende per Croce Sant'Anna, 83 metri, tratto in discesa, il punto più basso e dunque l'asse più veloce, poi saliscendi attraverso la località Rinaldi, 212 metri, Villa Antolini 228 metri, Croce di Vissani, il tetto della corsa 236 metri, poi il tratto a scendere e l'impennata conclusiva, Fosso Pantanaccio, via Matteotti. Il dispiegamento delle forze organizzative è totale, in forze anche i giudici, presidente del collegio Alessandro Capozucca, alla pedana di partenza Mario Vitali, in moto Angelici, Impicci, Mengucci, Spinozzi, componenti Ciabattoni, Bartolacci, Branchesi, Maraschi, Paniccià e Stizza. Atleti di livello assoluto che hanno ottenuto nelle varie categorie risultati eccellenti su scala internazionale. Il primo a prendere il via con il numero 9 è Filippo Simeoni, esponente del team Gaia Plus Bibanese Veneto Friulano. Con il numero 7 poi Matteo Gambuti, calzaturiero, quindi Mattia Soprana con l'11, Bruno Slani 12, Edoardo Martinelli 15. Il primo tempo da prendere in considerazione è quello di Simeoni, che ferma il cronometro a 20 minuti e 31 secondi. Fa meglio Nicolas Cianetti con il dorsale 18, 20 minuti e 20 secondi. Scende sotto i 20 il perugino Michele Corradini, esponente del team Forte Braccio, dorsale 21, 19 minuti 41 secondi, media di 39 e 67. Figura particolare sulla quale è bello soffermarci, questa di Michele Corradini, atleta perugino, una famiglia in sella o impegnatissima nello sport. Già nonno Ascanio Arcangeli era campione umbro nel 1931, partecipava ai Giri d'Italia del 37 e del 38. Quando vinceva tornava a casa con il treno, avendo acquisito i soldi per il biglietto, altrimenti in termini ed in formule di fortuna. Tutti in sella, dicevamo, nello sport, i familiari, papà Gabriele, mamma Teresa, la sorella Elena. Per Michele, esordio nella G6, prima vittoria nella categoria esordiente, secondo anno a Tor d'Andrea di Assisi. Vittoria quest'anno a Civitanova, che ha ottimamente aperto il 2019 nel suo palmarès, le vittorie nel Gran Premio Chianti, Colline d'Elsa, nel Giro del Casentino, 4 argenti l'anno scorso, 2 bronzi pesanti, uno al tricolore Under 23 e il secondo di tappa al Giro d'Italia. Miglior tempo dunque questo di Michele Corradini. Dopo di lui Tiziano Lanzano fa 20 e 05, numero 22,
poi Falleroni Plank con il 25, Andrea Bartolozzi scende sotto i 20 minuti, 19.56, numero 27, ma non riesce a conquistare il primato. Si susseguono le partenze, i passaggi e gli arrivi di Giorgio Di Stefano, 28 Tommaso Campesan, 31 Emanuele Aru con il numero 1. La parentesi internazionale aperta da Vladislav Korotas, moldavo, con il numero 8. Quindi Oleg Kanaka, ucraino, che è stato anche campione europeo della pista, tutti sopra i 20. Ecco Gabriele Porta con il 10, ecco Filippo Fiorelli con il numero 13. 20 e 34 per lui, vincitore della classica manifestazione del trofeo Tosco Umbro, il leader momentaneo del Cappello d'Oro. Achille Bertizzoli in gara con il 16, Alessio Nunziata 17, Matteo Gerbaudo 20, Riccardo Recchilungo 24, Mattia Cristofaletti con il numero 26. Comanda ancora Michele Corradini, ma il veleno agonistico per lui è in coda. Arriva Luca Taschin, 19.47 per il calzaturiero, che si piazza in seconda posizione. Ha un bel feeling con il cronometro, lo ricordiamo, Taschin vincitore anche l'anno scorso a Camerata. Ecco il gettonatissimo colombiano Einer Augusto Rubio Reyes, secondo con 19.42, supera Taschin ma è a un secondo dal leader. Gregorio Ferri con il 32 sopra i 20 minuti, così come Artur Sonwiski, atleta polacco, dorsale 29, maglia del VPM Porto Sant'Elpidio, campione regionale di casacca l'anno scorso a Camerata. Nulla da fare per il primato, ecco il serbo Veliko Stojnic, 19.44 per lui, terzo miglior tempo. L'attesissimo Paolo Baccio non delude, penultimo a partire, miglior tempo assoluto per l'alfiere del team Colpack, ancora 21enne, già campione italiano ed azzurro, vincitore del trofeo Piva, oro anche a Mercatale. L'alto attesissimo Davide Plevani, ultimo a partire, al Ready Cycling la formazione, chiude in ottava posizione 20.08, reduce dal bronzo mondiale polacco su pista, per cui la classifica generale esprime il seguente verdetto: Paolo Baccio leader, 39.86 di media, 19 minuti e 34 secondi tempo di percorrenza per l'uomo del team Colpack. Michele Corradini in seconda posizione, dorsale 21, team Forte Braccio, a 7 secondi. Bronzo a Deiner Augusto Rubio Reyes della scuderia Aran Cucine Beius, penalizzato di 9 secondi. Quindi quarto Veliko Stojnic, quinto Luca Taschin, sesto Andrea Bartolozzi, davanti a Tiziano Lanzano, Davide Plevani, Artur Sovischi e in decima posizione Matteo Gerbaudo. Concludono poi nei primi 15 Nicolas Cianetti, Gabriele Porta, Filippo Simeone, Gregorio Ferri, Filippo Fiorelli. Sedicesimo è Riccardo Lucca, davanti a Emanuele Aru e Mattia Cristofaletti. Diciannovesimo Tommaso Campesan, ventesimo Ole Kanaka. Ventunesimo Bruno Aslani, davanti ad Achille Bertuzzolo, Edoardo Martinelli, Piotr Robert Falleroni Plank, Mattia Soprana, Vladislav Korotas, Matteo Gambuti, Alessio Nunziata, Giorgio Di Stefano e Riccardo Recchilungo in trentesima posizione. Festa della premiazione. Carlo Pasqualini gratifica, quale presidente della Federciclismo Macerata, il terzo assoluto Rubio Reyes. Massimo Romanelli, vicepresidente della Federciclismo Marche, stringe la mano a Michele Corradini. I titolari della Tristampi, Francesco e Filippo Principi, premiano il vincitore Paolo Baccio. Il trofeo Tristampi va alla società regina, la Colpa guidata da Ivan Quaranta. A consegnare il premio è il primo cittadino sindaco Leonardo Catena e il presidente del Veloclub Monte Cassiano Enrico Vissani.
Ivan 40, ricordo i suoi trascorsi marchigiani, atleta professionista con la Domina Vacanze di Porto Sant'Elpidio, notevole stradista e bel pistard, pluritricolore d'azzurro sul podio della Coppa del Mondo, plurivincitore, sei giornista, primo di tappa anche al Giro d'Italia. I primi 20 classificati vanno a confrontarsi ancora nel Gran Premio San Giuseppe per la conquista della combinata della due giorni di Monte Cassiano. Al vincitore di giornata vanno 20 punti, 19 al secondo, 18 al terzo, fino al punto che va al ventesimo classificato. Il Gran Premio San Giuseppe del 24 marzo prende in considerazione i primi 20 classificati del cronometro, assegnando lo stesso punteggio su indicato, 20 al primo piazzato, 19 al secondo e così via fino al punto che va al ventesimo. Premiato il vincitore della combinata, a parità di punteggio vale il miglior piazzamento ottenuto nel cronometro. Un regolamento inusuale all'insegna del coinvolgimento e della promozione e della valorizzazione della disciplina del cronometro. Paolo Baccio, come da programma, eri attesissimo? Beh no, come da programma no. Non, meglio? No, non si sa mai, cioè ogni giorno è diverso. Io stavo bene, ho dato il massimo ed è arrivata la vittoria. Massimamente tecnico il percorso, continua concentrazione, sali, scendi, in senso plani meritico che altimetrico. Sì, un percorso molto nervoso e impegnativo, richiedeva molta concentrazione, c'era qualche tratto molto insidioso anche per l'asfalto, in discesa un po', però tutto sommato bel percorso, è organizzato bene, niente da dire. Con la pioggia ti saresti divertito di più? No, preferisco le giornate così soleggiate. Sì, c'era un po' di vento, però meglio il vento che la pioggia. Raccontati agli appassionati che già ti conoscono, almeno parzialmente. Beh sì, dai, sono al quarto anno e quest'anno il team Colpack, siamo una Continental, dobbiamo dire. Ne approfitto per ringraziare anche il nostro presidente Beppe Colleoni e tutto lo staff. Oggi ero con Ivan 40, il meccanico Murras Gianluca, e mi hanno dato una grossa mano in questi giorni. Abbiamo preparato molto e spero di raccogliere i frutti del duro lavoro che ho fatto finora e spero di continuare così al meglio possibile. Se ti dico Filippo Rocchetti da Monte Cassiano? Filippo, mio compagno di squadra, doveva partecipare anche lui, però essendo Continental lui è elite primo anno, quindi non ha potuto. Però sarà domani al via qui della gara su strada e domani lui è in casa, quindi speriamo faccia una bella figura e noi lo aiuteremo al miglior dei modi. In testa fino al quart'ultimo arrivato, quasi quasi? Sì, sapevo che comunque Baccio era il favorito di giornata, il mio ex compagno di squadra, quindi conoscevo le sue qualità. Il percorso era bello, interessante, io non sono uno specialista e quindi questo mi ha favorito su un percorso del genere molto ondulato e tortuoso. Vediamo, la condizione è buona e... È solo l'inizio. Oggi era solo un trampolino di lancio... In vista anche di domani, diciamo, quindi se oggi è andata bene così ci sono ottime aspettative per domani. Einer 8 secondi più del vincitore, un secondo appena più dell'uomo d'argento. Va bene, non sono un specialista in questo tipo di prove, penso che sto facendo una preparazione abbastanza bene, è inizio di temporada e contento di stare in forma, diciamo. Gli obiettivi di questa stagione, di questa primavera? Adesso stanno gare importanti a livello internazionale e penso punteremo a vincere in Recioto e mi preparerò molto bene per stare all'informa. Ivan 40 ritorna da tecnico vincitore nelle Marche. Proprio in senso tecnico, come qualificare questa prova, questi due giorni? Con i tuoi ragazzi? Ma sicuramente oggi è una prova dura, lo dimostra la media che è relativamente bassa per un cronometro individuale,
e abbiamo fatto 40 circa sui 40 all'ora di media, quindi presentava un'altimetria di 250 metri di dislivello e abbastanza dura. Infatti è arrivato davanti anche il ragazzo, il secondo arrivato, va meglio in salita che a cronometro, quindi il percorso era abbastanza duro. E domani idem, adesso a noi rientrerà anche Rocchetti, e Duranti e Oleg, e puntiamo a vincere questa combinata, vedremo. Il cronometro porta bene. Sì, ah, sicuramente, intanto oggi abbiamo vinto. Bacio non è nuovo di queste prove, è stato già in nazionale, è stato campione italiano 2 anni fa, e è uno dei corridori su cui si deve puntare per il prossimo campionato del mondo a cronometro Under 23, quindi oggi ha confermato il suo valore, ecco. Vi siete divertiti anche in Versilia? Sì, mica troppo, perché abbiamo vinto per mezzo secondo, quindi non è che ci siamo divertiti troppo, abbiamo vinto per un soffio, una vittoria cercata, preparata, voluta fino alla fine, e ce la siamo riusciti a battere una Dimension data sicuramente fortissima, siamo contenti così. Grazie anche ai mezzi tecnici, quest'anno abbiamo delle biciclette fenomenali, le Cinelli, che hanno voluto rientrare nel ciclismo, nel grande ciclismo dopo tanti anni, sono rientrati alla grande. Dopo 18 anni ho ritenuto giusto lasciare il passo a un giovane, e alcuni altri giovani si stanno imponendo all'interno del Velo Club, per cui è venuta fuori questa iniziativa del cronometro, che effettivamente ritengo che sia stato una bella iniziativa. Stessemis altro presidente, il neo Enrico Vissani, che comincia raddoppiando non solo con le Miss. Sì, abbiamo raddoppiato con questa, con la cronometro, e vediamo. Per oggi è andato tutto a posto, il tempo è stato non bello ma bellissimo, e la cronometro credo che abbia seguito il tempo, perché sono soddisfattissimo fino adesso, poi domani si vedrà. Il Gran Premio San Giuseppe parte da tutti i colori di Monte Cassiano. Guardiamo in alto, ne parliamo con il sindaco Leonardo Catena, laureo sole di primavera. Il verde dell'angolo che i cittadini curano, l'arancione della bandiera, poi tanti riconoscimenti turistici, insomma, i borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, spighe verdi, una giornata bellissima che va a premiare il lavoro del Velo Club nell'organizzare questa 59esima edizione del Gran Premio San Giuseppe, con tante squadre, le migliori squadre di ciclismo in Italia, e speriamo che sia un grande spettacolo. Ripartiamo da uno, dalla vittoria organizzativa della cronometro di ieri. Sì, una novità che ha ampliato l'offerta di queste due giornate di grande ciclismo, uno spettacolo, un'altra bella giornata, e speriamo che anche oggi ci sia quell'entusiasmo e quella partecipazione che ha sempre avuto questa manifestazione, grazie ai tanti appassionati di ciclismo. Grazie in particolare al Velo Club Monte Cassiano, realtà emblematica di un ciclismo che è elemento identitario fondamentale per la cittadina. Sicuramente, oramai il ciclismo è nel cuore di tanti montecassianesi, questa manifestazione ha fatto la storia dello sport, e c'è una società, il Velo Club, che sa fare squadra, sa rinnovarsi, sa coinvolgere, e sono tanti i volontari che in varia maniera danno una mano a realizzare questo evento che richiede una grande fatica, ma fino a quando ci sarà questo spirito ci sarà futuro per questa grande manifestazione. In sede di vernice il sindaco ha detto: i veloclubiani si vogliono bene, punto esclamativo. Sì, c'è un grande clima, quest'anno c'è stato un avvicendamento alla guida del Velo Club, un presidente nuovo, ma è stato avvenuto nella assoluta continuità, quindi giovani che sono affiancati dai meno giovani in un team che lavora in maniera assolutamente compatta. Il ragazzo di casa Filippo Rocchetti, che già una Sanremo piccola l'ha vinta, qui c'è la Milano Sanremo marchigiana.
Sì, per noi oggi è molto importante, soprattutto per me, quindi la squadra è forte, io per il quinto anno di fila ci riprovo, quindi vediamo un po' come va. Difficile essere profeti in patria, in ogni edizione hai trovato un inghippo. Sì, un inghippo oppure solamente degli avversari più forti in quell'occasione, quindi non ho niente da rammaricarmi, però quest'oggi cercheremo di fare ancora meglio e speriamo arrivi un buon risultato. 7 giorni fa l'oro a cronometro in Versilia. Sì, 7 giorni fa abbiamo corso al cronometro, è andata bene. E ripeto, la squadra è in forma, stiamo tutti abbastanza bene, quindi cercheremo di far meglio possibile. Dall'argento della Sangeo, che un po' ti pesa, alla vittoria in casa? Non lo so, l'unica cosa certa è l'argento della Sangeo, dopo la vittoria in casa non lo so. Intanto nell'altra casa, quella in cui sei nato, Osimo, hai vinto nella fase di chiusura della stagione scorsa. Sì, a Osimo la Monica sono riuscito a spuntarla, e era un buon periodo, ho sfruttato il periodo, stavo bene, oggi sto bene, quindi corriamo tranquilli, sereni e cerchiamo di sfruttare al meglio la giornata. Espressione di una famiglia interamente pedalata, vincentissimo da giovanissimo, su, campione italiano azzurro, continuiamo. Continuiamo e questo anno cerchiamo di trovare qualcosa di concreto per il prossimo anno, quindi cerco di andare più forte possibile e poi vediamo. 2 giorni di Monte Cassiano, atto secondo, Gran Premio San Giuseppe, edizione numero 59. Abbiamo già sentito il primo cittadino, Leonardo Catena, il campione di casa, Filippo Rocchetti. Prestigiosa e lunghissima storia nel segno del coinvolgimento, della perfezione sotto tutti i punti di vista in termini organizzativi. Il Veloclub Monte Cassiano, presieduto da Enrico Vissani, è sostenuto dal Comune di Monte Cassiano e dalla Proloco. I marchi vengono da Regione Marche, assessorato allo sport, da UUSI e Federciclismo, provincia di Macerata. In palio il trofeo Merigo Calcabrini, edizione numero 39, il trofeo Peppe Molini, l'artista delle due ruote, il trofeo Mario Fofo e Bettino Calcabrini nel segno della memoria riconoscente. Quinta edizione del Memorial Fabrizio Stacchiotti, per il Memorial Valentino Francinella, storico segretario del sodalizio, è la quarta edizione. Ieri il trofeo Trip Stampi, oggi il Gran Premio San Giuseppe, edizione numero 59, mentre si stanno preparando i festeggiamenti per i primi 60 anni e della corsa dedicata al patrono cittadino e del team organizzatore. Naturalmente, classicamente, la manifestazione è valida per il trofeo Cappello d'Oro Memorial Paolo Piazzini, edizione numero 28. In palio le coppe Cobo, accessori per calzature dello sport, altro imprenditore da sempre vicinissimo alla manifestazione, il trofeo Banca Credito Cooperativo Recanati e Colmurano, il trofeo CBF Balducci S.P.A. con sede a Monte Cassiano. Classicissimo il tracciato, la prima parte è veloce, va ad affrontare l'anello di 11 km e 400 metri dopo l'avvio di mezzo chilometro a passo turistico dal cuore storico cittadino, con partenza in corso Dante Alighieri. Allora, primo anello, eccolo, Monte Cassiano, giù in discesa, San Bucheto, tratto pianeggiante, Sant'Egidio, Valle Cascia, tratto leggermente a salire per il ritorno a Monte Cassiano. Dopo 6 ripetizioni di questo circuito, eccoci al classico 8 anello di Monte Cassiano, 19 km 100 metri in sali scendi, Monte Cassiano, collina, Croce di Vissani, Monte Cassiano, San Bucheto, Sant'Egidio, Valle Cascia, Monte Cassiano, totale 164 km e 700 metri. Le attese sono ampiamente gratificate, eccoci alla cronaca. Umberto Martinelli al microfono, le immagini vi sono proposte da Stefano Fazzini e Pierpaolo Baiocco. Lunga colorata carovana scortata dalla Polizia Stradale di Macerata e dai membri della motoscorta di
Morrovalle. Primo giro, primo tentativo, allungano porta 53, Faresin della Zalfe, figlio d'arte numero 164, Campesan 181. A breve il gruppo si ricompatta. Secondo giro, traguardo volante a Sant'Egidio, passa per primo Tiziano Lanzano, dorsale 124, team Franco Ballerini. Sempre interessante la primissima fase di corsa nonostante l'attento marcamento. In senso tecnico c'è da rimarcare il concetto per cui al via sono 172, molti chiamati, pochi gli eletti per via del regolamento nazionale ed internazionale che limita il tetto della partecipazione. Siamo al terzo dei sei giri, 11 le tornate complessivamente. Attento spettatore, lo salutiamo con piacere, è Giorgio Felice Calcabrini, uno dei padri promotori del Gran Premio San Giuseppe. Traguardo volante di Valle Cascia, siamo al quarto dei sei anelli, a Stefano Cerisara, uno dei più veloci del gruppo, bike team nord-est alla sua formazione, il dorsale è il 26. Siamo ancora nella prima fase di gara, peraltro bruciata alla media di 46.400. Prima ora che va in archivio. Tandem con Balachi e Mantovani. Dopo il traguardo volante di Valle Cascia della Maltinti, il primo dorsale 72 della Viris Lombarda, il secondo con il 146. Inseguono e si portano sotto Soprana per il team Gallina 52 e Pinno del bike nord-est con il numero 30, duetto che dunque si trasforma in quartetto. Diventano poi 8 con l'arrivo di Puccioni della San Gemini, con Naghi della Colpac, Favero della scuderia Northweb e Regalli della Casillo. Il gruppo ricompatta il tutto e azzera al chilometro 66. Andiamo ad affrontare la seconda metà parte di gara, ovvero l'anello, il classico 8 di Monte Cassiano da moltiplicare per 5. Un centinaio di chilometri alla conclusione. Il circuito si sviluppa sulla distanza di 19 km e 100 metri. Subito scaramucce per la fase iniziale della seconda parte. Sestetto al comando con in evidenza Benante, Baccio, Giovine, Casarotto, Zurlo, Lucca, nulla da fare, ancora gruppo compatto. GPM al suono della campana, passa per primo Moro tallonato da Tortomasi. È l'ultimo giro, ci prova Rocchetti ma il tentativo buono è quello operato da 11 unità che volano via. Ferri, Carboni, Di Renzo, Belleri, Casarotto, Taborra, Biondi, Dapote, Zana, Faresin, Favero, manca l'aggancio Zandri, diventano 16 con Buitrago, Quartucci, Bartolozzi, Botti e Tortomasi. 50 secondi da recuperare da parte del gruppo. Si direbbe è fatta, invece proprio negli ultimi 3 km il grosso dà segni di grande reattività e riduce il margine. Gioca d'anticipo Leonardo Tortomasi che a mezzo chilometro prova l'attacco solitario, così si presenta sul rettilineo d'arrivo che è sempre con grande punto interrogativo, prima parte a scendere poi a salire, la storia ricorda i recuperi, i crolli, le illusioni e le delusioni. Leonardo Tortomasi al comando, il margine è notevole ma va ad affrontare l'ultimissimo tratto in salita. Vicinissimo al traguardo, ma vicinissimi sono gli inseguitori. 50 metri, 10-20, colpo di reni di Daniel Smarzaro, mentre Tortomasi alza le braccia al cielo. Incertezza, spettacolarità e forti emozioni in assoluto. Di certo il bronzo è di Michael Belleri della Viris. Il responso del photo finish. Sentiamo la voce del presumibile vincitore, Daniel Smarzaro. Adesso attendiamo il photo finish. A me sembra di sì, spero, perché oggi ci tenevo a far bene, ho corso bene, ho mancato la fuga, poi però sono riuscito a rientrare sullo strappo e ho una squadra fantastica. E è merito loro, adesso aspettiamo. Sono qua ansioso ad aspettare.
quasi un minuto annullato in 3 chilometri. Sì. Non ci siamo mai poco per salire sui primi tre gradini del podio. Stavo bene oggi, sono andato forte e adesso spero, devo solo sperare. La storia di questo rettilineo ricorda i grandi recuperi, le grandi illusioni. Raccontaci i tuoi 500 metri. Ma è un rettilineo che inganna, sembra corto ma è lunghissimo. Io sapevo di avere una volata lunga, sono stato tranquillo, il mio compagno ha tirato fino a 500 metri, poi qua nel finale sono riuscito a partire, quando sono partito ho detto da qua devo farcela adesso. Tu il colpo di reni, tortomaglia da alzare le braccia. Eh sì, adesso sto aspettando. Aspettiamo, devo solo aspettare, non so cosa dire. La stretta di mano con Tortomasi brucia. Brucia sì. Provato all'ultimo chilometro. Ero rientrato sulla fuga, c'era 56 secondi, sono rientrato da solo. Provato ad attaccare all'ultimo chilometro, erano in superiorità numerica. Hanno raggiunto, mi ha saltato proprio gli ultimi 20 metri. Complimenti a lui. Comunque ci riprovo, la mia la vinco. Comunque passerei la storia per le emozioni regalate in questo gran finale, però con le braccia alzate. Sì, ho fatto un gesto di stizza, ho visto, mi saltava, mi sono rialzato, complimenti a lui, basta. Sì. L'ordine d'arrivo ufficiale dunque dà la vittoria a Daniel Smarzaro da Borgo Barzugana. Sprint con colpo di reni, sua la vittoria. L'argento Leonardo Tortomasi del team Triple Tetolo, Michael Belleri è di bronzo, il leader della combinata, ovvero cronometro più trofeo Tristampi, corsa San Giuseppe, 59esima edizione, Gregorio Ferri della Zalpa. Gran bel discorso corale ed orchestrale quello del Velocale Monte Cassiano. Neo presidente Enrico Bissani, alla vicepresidenza Ezio Cingolani e Sergio Latini, in consiglio l'ex presidente Graziano Pallotto, Alessandro Grioli, Sandro Marino Ciucci, Alessio Pandolfi, Francesco Ciucci, Fabio Ricciardi, Elio Palmieri, Alessandro Giuliani, Attilio Giordano, Fausto Cannuccia, Antonio Fraticelli, Enrico Bravi, Marco Cannuccia, Michele Bravi, Luca Meriggi, Giacomo Giuliani. Diversi di questi ragazzi e sempreverdi scaturiti dal vivaio del Velo Club. Puntuale la direzione di gara con Sergio Latini, Piero Agostinelli e Michele Bravi, speaker ufficiale Ivan Cecchini. Informazioni grifate da Adriano Spinozzi e Paolo Rinaldi. Ognuno al proprio posto, collaborazione generale, lo stesso pubblico da sempre è attore. Dal notevole valore, da Oscar, così si conclude la manifestazione. Belleri, questo bronzo luccica o no? Ma sono molto soddisfatto, era la prima corsa dura della stagione e io mi sono preparato bene per essere pronto. Oggi la corsa tutto il giorno tirata, siamo andati forti dall'inizio alla fine. Al penultimo giro mi sono inserito in questa fuga e siamo riusciti a arrivare. Qua sul finale siamo saliti veramente forte, ho dato tutto, è arrivato questo terzo posto che mi soddisfa molto e spero di continuare così. Sì, oggi stavo bene anche ieri, però purtroppo la crono non è andata come volevo. Era dura e ho fatto il possibile. Oggi stavo molto bene e mi sono trovato in fuga. Peccato che Tortomasi ha anticipato prima dell'ultimo chilometro e è andato via. Io stavo veramente bene, sono partito lungo con la volata, secondo che è come se li avessi tirati agli altri, alla fine ho fatto quarto. Però sto bene, spero che la vittoria arrivi presto e speriamo nella continuità, dai. La luce è questa del quasi tramonto, ma è un'alba per Monte Cassiano che sta attendendo con, chiamiamola, ansia l'edizione numero 60, Lino Secchi. Ma la luce ha brillato oggi sotto ogni punto di vista su questa edizione, la 59esima. Complimenti quindi alla società Velo Club Monte Cassiano per questo Gran Premio San Giuseppe, perché è andato tutto bene, è stato perfetto,
la giornata primaverile, la prima condizione che ha favorito questo gran successo, questa grande partecipazione di pubblico, una corsa bella, incerta fino alla fine, finale al Cardiopalma con il corridore in fuga che è stato ripreso e superato proprio credo a pochi centimetri dalla linea del traguardo, quindi ancora di più la soddisfazione dell'ebbrezza così questo risultato incerto fino alla fine. Grazie all'amministrazione comunale, grazie al coinvolgimento di tutta la comunità di Montecassiano a questa giornata di sport che ha fatto venire qua, oltre ai corridori a tutte le parti d'Italia, anche il pubblico da diverse parti della regione e fuori regione. Da chi iniziamo? Punto interrogativo d'obbligo, perché nel locale Montecassiano vale la norma tutti per uno per tutti, il neo, il nuovo presidente o quello che ha finito 18 anni? Graziano. 18 anni l'ho compiuti qualche anno fa. 18 anni di presidente del Velo Club è finito circa un mese fa. A stretta di mano per indicare il passaggio del testimone, la prima dunque per Enrico Vissani. Abbiamo fatto, ancora mi batte il cuore a mille, quindi abbiamo fatto questo cambio con il botto, perché penso che questa due giorni a Montecassiano abbia fatto le scintille, quindi non posso dire altro. Parla da solo. Si è un po' emozionato anche Sergio Latini, che arrivo, anche se tu ne avevi già visti tanti, incertissimi crolli, recuperi. Pensavo che aveva vinto quello che è arrivato secondo, ma ero quasi sicuro. Invece questi ragazzacci, quando ci si mettono, proprio non danno respiro. Dunque, io non ho visto l'arrivo, lo vedrò su TVRS stasera, perché stavo avanti e ho sentito, non ho visto. L'altro direttore di corsa, Michele Bravi, anche egli espressione del settore giovanile del Velo Club Montecassiano. La prima pure per te. La prima pure per me. Diciamo, un arrivo così, stanno la giornata bellissima, quindi il pubblico delle mie grandi occasioni è un arrivo delle grandi occasioni, quindi non c'è che dire, dai. Batte il cuore per la festa del 60° e del Velo Club e di San Giuseppe. Sì, il 60° è il prossimo anno, adesso appena finita questa, perché è stato un impegno organizzativo non tanto per il 59° per la giornata di oggi, quanto organizzare una manifestazione nuova come l'acronometro, che non conoscevamo ma che ci ha entusiasmato per l'esito di ieri. Quindi adesso, finita questa sbornia, cominceremo con tutto il team, con il presidente e tutti quanti a pensare al 60°, perché è un momento importante, come abbiamo a suo tempo fatto il 50°, il 60° deve essere ricordato nella migliore delle cose da fare, insomma. Molti chiamati, pochi gli eletti. È vero che una società ha accettato di essere presente senza partire? Ma adesso loro, sperando in qualche forfè. Certo, però è vero. Sì. E abbiamo tenuta lì a galla con Attilio scappa sempre via, non è che è il responsabile delle società, però avevamo 37 società e le 31esima, la 32esima la metti lì per dire se qualcuno si ritira. È successo che c'era una squadra che ha detto: abbiamo due corridori ammalati e veniamo con quattro. Allora sembrava di poter mettere una squadra. Fortunatamente io ho detto no, ormai abbiamo chiuso, perché se no era 177 e c'era da fare discussione. Dunque è andata bene così, l'abbiamo tenuta lì, il prossimo anno vedremo. Arrivederci dunque. Protestare per questa riduzione del numero da 200 a 176 senza che ci sia una motivazione valida, perché la sicurezza c'è a 200 e c'è a 176, non c'è a 200 e non c'è a 176. Quindi non si capisce perché l'USAI e la federazione nostra hanno ridotto il numero dei partecipanti.
i misteri delle due ruote. Peraltro lo stesso discorso ci sarebbe stato anche a quota 200, perché tutti vogliono venire a Monte Cassiano. Era sempre dato 200 rimaneva, un numero ci deve stare, non si capisce perché a 176, proprio non si capisce. Comunque. Appuntamento 22 marzo 2020 con la cronometro 21-23. Mi metti in difficoltà perché è venuto fuori il 22, ma non so se prima o dopo. Il penultimo fine settimana di marzo 2020, cifra tonda. Eh sì, facciamo 60 e poi dopo... Siamo a 70. Dopo, io a 70 l'ho superato e non ci posso pensare. 70 edizioni del Gran Premio. È dura, eh? Se no che gusto ci sarebbe. Per quelli diversamente giovani comincia a essere dura tanto, eh? L'arcivescovo di Loreto dice giovani da qualche anno. Vabbè. In più. Ordine d'arrivo del Gran Premio San Giuseppe. Primo Daniel Smarzaro, General Store SGB Fratelli Curia, chilometri 164 e 200 in 3 ore 49 e 30, alla media di 42.928. Secondo Leonardo Tortomasi, Polisportiva Tripe Tetolo. Terzo Michael Belleri, Viris Vigevano. Quarto Gregorio Ferri, Zalf Euromobil Desire Fior. Quinto Turcano Biondi, Vyacheslav, Futura Team Rossini. Sesto Andrea Di Renzo, VPM Porto Sant'Elpidio Monturano. Settimo Lorenzo Quartucci, Team Cinelli ad 8 secondi. Ottavo Filippo Zana, San Gemini, Trevigiani, MGK Visvega. Nono Mattia Tabor, General Store SGB Fratelli Curia, 14 secondi. Decimo Santiago Sanchez Buitrago, Colombia, Team Cinelli. A seguire Filippo Fiorelli, Enrico Salvador, Andrea Bartolozzi, Nicolas Nesi, Fabio Mazzucco, Francesco Farisin, Mattia Petrucci, Francesco Zandri, Michele Corradini, Davide Bauce. Iscritti 174, partiti 173, arrivati 73. Il trofeo della combinata del 21enne Emiliano Gregorio Ferri, longilineo bianco-rosso-verde, che vanta nel proprio palmarès anche il toscano Gran Premio Industrie del Marmo. Il bianco-rosso-verde della vicentina Zalf Euromobil Desire Fior è leader in virtù della propria polivalenza, 14esimo contro il tempo, 4° nella corsa conclusiva. Immediatamente alle sue spalle il piemontese Andrea Bartolozzi, 6° e 13esimo, l'umbro Michele Corradini, 2° e 19esimo. La 48 ore si fa leggere attraverso il proprio profilo numerico e tecnico, riflesso delle 3C della combinata: continuità, combattività, concentrazione. Corridori promossi dalla prima prova, cronometro trofeo Tris Stampi alla seconda, 20, atleti in grado di tagliare il traguardo del 59esimo Gran Premio San Giuseppe e di entrare dunque in classifica, 6, protagonisti assoluti in entrambe le corse capaci di chiudere nei primi 20, 4, coprotagonisti senza tagliare l'ultimo traguardo, 2 in particolare il cronoman leader Paolo Baccio, dedito al lavoro di squadra, e Tiziano Lanzano, vincitore dei traguardi volanti di Sant'Egidio e Vissani. La 59esima edizione dell'evento Under 23 Elite Giovani Professionisti Continental conferma la magia montecassianese del ciclismo popolare, dai grandi numeri, dalla grande umanità e dalla elevatissima valenza mediatica, riscontri immediati anche dall'estero. Classifica della combinata dunque: primo Gregorio Ferri, secondo Andrea Bartolozzi, terzo Michele Corradini, a seguire Filippo Fiorelli, Augusto Einer, Rubio Regas, Nicolas Cianetti. Monte Cassiano scolpisce la nuova classifica anche del 28esimo trofeo Cappello d'Oro, Memorial Paolo Piazzini. Primo Daniel Smarzaro, General Store SGB Fratelli Curia, pari merito Nicola Venchiarutti, Friuli, con 15 punti. Terzo Gregorio Ferri con 14, a seguire Tortomasi, Rocchetta, Belleri, Zambelli, Marcellusi, Totò e Covi. Gran Premio Mille Cappellini per società: prima General Store FGB Fratelli Curia con 29 punti, secondo posto Team Colpac 18, terzo Zalf Euromobil Desire Fior a 17. A seguire Friuli Cycling Team, Viris Vigevano, Polisportiva Tripe Tetolo, San Gemini, Trevigiani MGK Visvega, Iseo Serrature Rime Carnovali, Velo Racing Palazzago e Dimension Data for Cubeca. Il 59esimo Gran Premio San Giuseppe si congeda regalandoci gli spettacolari, umanissimi e pressoché incredibili fotogrammi dell'appassionante, sofferta elettrizzante finale della Milano-Sanremo Marchigiana Cadetta. La sequenza godibile florilegio regalatoci dai sensibilissimi e professionali fotografi di lungo e giovane corso, Franco Galassi, Lanfranco Passarini, Pierangelo Palmieri e Annalisa Cacciamani.
Il rettilineo intrigante è quello storico di Viale Italia, che passa la storia ai due assoluti protagonisti da Oscar delle emozioni, come Franco Bitossi e Marino Basso nel mondiale professionistico francese del 1972 a Gap. L'uomo, infine, d'argento è Leonardo Tortomasi, siciliano della palermitana Partinico, toscano di adozione, mattatore l'anno scorso nel Giro delle Valli Aretine, coprotagonista e piazzato di lusso in Italia ed all'estero. Leonardo si racconta così sui social. Magari tanti pensano: guarda quel fesso, si è fatto fregare sulla striscia, però sapete che vi dico, questo è il ciclismo. C'è chi ha perso un mondiale, una Milano-Sanremo nello stesso modo. Ho visto che Smarzaro mi ha saltato e non ho esultato, era un gesto di stizza. Onore e merito al vincitore, ovviamente, ma io ci sono lì. Quanti possono dire la stessa cosa? L'uomo infine d'oro nell'eccellente Albo d'Oro è Dalia Smarzaro, tosto e inarrendevole 21enne trentino di Borgo Valsugana, parzialmente annunciato dal bronzo delle Strade Bianche di Romagna. Forte di appagante milizia ciclocrossistica che gli ha regalato il successo nel Trofeo Triveneto, l'azzurro, i quattro podi tricolori, il trionfo di tappa al Giro d'Italia. In appendice, d'obbligo fotografare l'infinito sprint degli uomini del Velo Club Montecassiano, capaci di riempire le strutture ricettive all'insegna del ciclismo turismo, capaci di coinvolgere comunità, enti, associazioni e forze imprenditoriali che si specchiano nell'internazionalità, rappresentata anche da Gran Bretagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Ucraina, Moldavia, Russia, Colombia e Venezuela. San Giuseppe, dall'arrivederci alla 60ª edizione.